Salve a tutti e benvenuti a questa nuova lezione. Oggi tratteremo una forma simile a quella trattata nella lezione precedente, ossia la J. In questo caso è la J corta. Sì, pochissima fantasia questi egoisti. Dunque, come trattarla e quali sono le sue peculiarità? Anzitutto troviamo appunto, essendo anche questa una forma J, la piega diagonale verso l'interno, che possiamo più o meno riconoscere in tutti questi casi, ma ha di particolare appunto che è più corta, ha un'estensione meno rispetto a quelle del video precedente e soprattutto hanno il punto 2,2 giocato da bianco, che molto spesso aiuta a far vivere le forme. Dunque, come trattare queste situazioni? Allora, cominciando dalla prima. Nel primo caso la risposta è giocare in prima linea. Giocando in prima linea non ci sono più possibilità per bianco. Vediamo i casi più difficili, ossia ad esempio se bianco cerca di fare un occhio sicuro, nero anzitutto minaccerebbe il primo e in questo modo otterrebbe la possibilità di fare throw-in e falsificare il secondo. Questa è una sequenza appunto standard, non è facile da trovare direttamente in partita, ma conoscendola sarà sicuramente più facile da trattare. Vediamo il secondo caso. Il secondo caso vede in realtà una situazione in cui ancora si deve sviluppare una forma J, però è molto comune che appunto per uccidere questa forma nero blocchi un lato della forma di bianco ed ecco che siamo tornati nella stessa identica situazione dell'esempio precedente. Quindi di nuovo per uccidere si gioca in prima linea. Caso successivo, ossia una situazione in cui al posto della diagonale verso l'interno abbiamo un'estensione verso l'esterno, ma ovviamente nero riporta la situazione al caso precedente giocando Ane e costringendo bianco a difendere con una diagonale. Siamo di nuovo nello stesso caso e ovviamente il punto da giocare per uccidere è N19, ossia di nuovo una forzante in prima linea. Ecco l'ultimo caso, bianco ha una pietra in più in S3. Come ucciderlo? Beh, semplicemente giocando Ane, in questo modo l'accesso verso l'angolo è ancora possibile, bianco bloccherà, nero gioca nel punto critico ed ecco che di nuovo con il throw-in possiamo uccidere la forma di bianco. Come vedete, una volta trovato il Tesugi della prima linea, sono forme facilmente riconoscibili e facili da uccidere. Per questa lezione è tutto e buon gioco a tutti.